Buonasera da Onda TG, in apertura subito la notizia del giorno, turni massacranti, unità scippate, si va verso la protesta per il carcere al collasso, sentiamo tutto nel nostro servizio. Gravissima carenza di personale, turni massacranti, congedi ordinari prima concessi, poi sistematicamente revocati. Molti sono i poliziotti che hanno accumulato più di 100 giorni di ferie. Unità operative come reparti detentivi, nucleo traduzioni, piantonamenti, reparti colloqui, area esterna scippate dalle loro funzioni. La situazione a penitenziario di Sulmona sta collassando. La misura presso il carcere di Piazzale, vittime del dovere, colma e la gente esausta non accetta più di vivere una situazione che ha superato ormai il limite della tollerabilità. Intervengono i sindacalisti Oreste Leombruni, OSAP, Mauro Nardella, UILPA, Francesco Tedeschi, CISL, FNS, Giuseppe Mazzagatta, USP e Cosmo De Luca, CNPP. Il cartello sindacale unitario di Polizia Penitenziaria invita tutti i colleghi a compartecipare attivamente nell'opera di risanamento delle condizioni lavorative carcerarie. Un fiore all'occhiello che l'amministrazione vorrebbe fare appassire. Questa è la sensazione che viviamo qui a Sulmona in questi ultimi tempi. Ma tutto questo diciamo basta. Troppe ferie in arretrato, poco personale, schemi che stanno saltando, ora basta. I poliziotti penitenziari sul Mona non ce la fanno più. Sono stufi di fare i sacrifici. Noi non vogliamo il rispetto della polizia penitenziaria, lo pretendiamo, non fosse altro per il quotidiano sacrificio che da tanto tempo, troppo, è costretto a sottostare. Oggi infatti è stato consegnato un documento che raccoglie precise richieste, le quali, se mantenute inevase, porteranno il cartello unitario a riunire in assemblea, in pubblica piazza, probabilmente nel piazzale antistante carcere, per essere compatibili con le misure anti-Covid. Tutto il personale è iscritto per definire la tipologia di manifestazione da mettere in campo per lanciare il grido di aiuto e far sentire le nostre sacrosante richieste di intervento, che osano i sindacalisti che lanciano l'ennesimo grido di allarme. E ora la cronaca perde il bus per tornare in detenzione domiciliare. Sulmonese arrestato per evasione. Incredibile, ma vero. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Doveva rientrare a Sulmona entro le ore 15 di ieri, dopo aver ottenuto il permesso di recarsi nel capoluogo di regione per le cure e i trattamenti, ma le forze dell'ordine lo hanno trovato sul territorio comunale di Popoli, stato semiconfusionale. Per MDR, 56enne di Sulmona, è scattato l'arresto per evasione, per aver violato cioè la misura della detenzione domiciliare alla quale era sottoposto per scontare la pena definitiva di alcuni reati. L'episodio risale alla giornata di ieri. Il 56enne ha avuto il permesso di allontanarsi da proprio domicilio per la visita medica fino alle ore 15 del pomeriggio, orario che non è stato rispettato. L'uomo, che avrebbe dichiarato ai militari di aver perso l'autobus, è stato rinvenuto in stato semiconfusionale sul territorio comunale di Popoli dai carabinieri che lo hanno arrestato. Questa mattina il tribunale di Pescara ha convalidato l'arresto in flagranza di reato eseguito dai carabinieri e ha rinviato gli atti alla Procura della Repubblica di Sulmona per competenza e le opportune valutazioni. Stando a quanto si è appreso, il 56enne, difeso dall'avvocato Stefano Michelangelo, avrebbe dichiarato di aver perso il bus e di aver preso il mezzo sbagliato che l'avrebbe condotto a Bussi sul Tirino. Poi si sarebbe recato a piedi fino a Popoli, dove è stato fermato dai carabinieri, stato semiconfusionale. Sono quindi scattati i controlli di rito tramite la banca dati ed è stata fatta la mara scoperta. Per MDR sono scattate le manette. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo si trova ora nella sua abitazione in stato di detenzione domiciliare. E ora la cronaca ci riporta a Sulmona, scontro tra due auto, ennesimo incidente questa mattina all'incrocio tra Viale Costanza e Via Sallustio. Vediamo nel nostro servizio. Una Fiat Punto, un Audi A7 si sono scontrate questa mattina, poco prima delle 9, all'incrocio tra Viale Costanza e Via Sallustio. L'incidente stradale, che fortunatamente non ha recato gravi conseguenze ai due conducenti, entrambi di Sulmona, si aggiunge alla lista dei sinistri che si sono verificati nell'incrocio in questione, prima per i semafori spenti, poi per le manovre rocambolesche. Nel caso specifico, da quanto si è appreso, la Fiat Punto proveniva da Via 25 Aprile, mentre l'altra vettura viaggiava in direzione via Sallustio da Viale Costanza, da lì l'impatto che si è verificato all'incrocio. Entrambe le auto risultano visibilmente danneggiate nella parte anteriore, mentre i due conducenti, un anziano di 75 anni e un altro uomo, sono usciti fortunatamente illesi, tant'è che non c'è stato bisogno di ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso.
Per i rilievi di rito e per accertare eventuali responsabilità sono intervenuti sul posto polizia e carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti. Alla base dell'incidente potrebbe esserci il mancato rispetto della precedenza da parte di una delle due auto. A proposito di incidenti stradali, di strade sicure, torniamo sulla rotatoria, l'incrocio killer della statale 17. A Onda TG parla il consigliere comunale che rischiò la vita. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Quell'incrocio dove ieri sono partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria lo conosce bene, come dimenticarlo? Ci sono esperienze che segnano per sempre, anche se quell'attimo terribile, quando ha rischiato di perdere la vita, il consigliere comunale non lo ricorda. A Onda TG parla Angelo Amori, uno dei numerosi automobilisti coinvolti nei rocamboleschi incidenti stradali sulla statale 17 all'altezza del bivio dei Cappuccini, più volte balzato alle cronache. Sono passati diversi anni da quel terribile incidente, ma l'attimo in cui sono stato travolto in quell'incidente, ahimè, non lo ricordo, ma forse è stato un bene non ricordarlo perché sono ancora, voglio dire, attivo da un punto di vista, voglio dire, di guida. Sono vivo anche grazie all'aiuto del Signore che ripara dove l'operato dell'uomo spesso non arriva. Quella era una strada concepita, era una variante, quando sul Mona non si estendeva al di là della zona dei Cappuccini. Poi con lo sviluppo verso le Marane, quello è diventato un bivio di grande traffico dove spesso accadono incidenti. Certo. È un bene per tutti che oggi si arriva a questa operatività, grazie anche all'opera del presidente della provincia Angelo Caruso e auguro anche per gli altri incroci, come tu stesso accennavi, quello di via Montesanto, l'altro che porta all'abbadia, al Bagnaturo. Sono tutti incroci pericolosissimi dove accadono spesso incidenti. Quindi ben venga questa rotatoria e Certo. questa canalizzazione del traffico. Per Amori, che ha sperimentato sulla propria pelle la pericolosità e il rischio di quell'arteria stradale, la rotatoria è un deterrente notevole. Certo, no, è un deterrente notevole perché c'è una canalizzazione del traffico dove comunque si è costretti a rallentare con la segnaletica che sicuramente sarà apposta in quella zona. Anche se Amori è ben consapevole che molti incidenti si potevano evitare perché l'opera, le cui fondamenta si stanno gettando da ieri, è attesa da anni. Era il 10 dicembre 2012 quando la Fiat Panda sulla quale viaggiava il consigliere comunale nei pressi del bivio per le Marane fu travolta da una Mercedes classe A proveniente da Prato La Peligna, diretta a Castel di Sangro. L'impatto fu durissimo, il muso della Fiat si accartocciò su se stesso. Amori, che riportò gravi traumi, entrambe le gambe, un trauma cranico anche importante, fu ricoverato in gravi condizioni, prima in ospedale, poi fu trasferito a Terni. Oggi, fortunatamente, quell'incidente è solo un brutto ricordo, ma l'auspicio è che i lavori appena partiti rispettino la tabella di marcia per mettere in sicurezza gli incroci pericolosi della statale da via Cappuccini a via Pola fino ad arrivare in via Montesanto. E ora la burocrazia lenta di Palazzo San Francesco cadde nella strada dissestata. Un 72enne di Sulmona da 5 anni attende il risarcimento da parte del comune, ma sentiamo i particolari nel nostro servizio. Cade in una buca e chiede al comune risarcimento del danno, ma l'ente ignora la richiesta e non si costituisce in giudizio. Accade anche questo a Palazzo San Francesco, dove la burocrazia lenta e confusa spesso regna sovrana. L'altro giorno la commissione bilancio è stata costretta a riconoscere un debito di circa 17,5 mila euro per risarcire un 72enne di Sulmona che il 4 novembre 2015 cadde in una buca di via Pola. Sono passati quasi 5 anni da quell'incidente. Il cittadino attende ancora il risarcimento da parte dell'ente. Una lunga battaglia e odissea che nemmeno la sentenza del tribunale, arrivata il 24 luglio dello scorso anno, riuscì a risolvere. Ma andiamo con ordine. L'episodio risale a quel novembre di 5 anni fa, quando l'uomo cadde nella strada dissestata di via Pola. In seguito all'incidente fu trasportato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico giudicato guaribile in 30 giorni di prognosi. Dopo la rimozione del collare cervicale, sulmonese fu sottoposto anche a un intervento maxillofacciale presso il nosocomio San Salvatore dell'Aquila.
Da qui l'azione legale intentata contro il comune per ottenere il risarcimento dell'ingente ed evidente danno. Da Palazzo San Francesco, però, non arrivò alcun atto per la costituzione in giudizio, tant'è che il giudice del tribunale di Sulmona, Anna Maria De Santis, dichiarò la contumacia e lo scorso luglio ha condannato il comune al pagamento della somma di oltre 10.000 euro a titolo di risarcimento, senza contare gli oneri, le spese, gli interessi legali. Per il tribunale la caduta era dovuta proprio alla scarsa manutenzione del marciapiede e della pavimentazione dissestata. La mancata costituzione in giudizio del comune non fece attivare la polizza assicurativa, ma non finisce qui. Dopo 11 mesi dal provvedimento del giudice, il comune non liquida la somma ed ecco che arriva il precetto. La somma da corrispondere è così maggiorata del 75%, arrivando a toccare la soglia dei 17,5 mila euro, somma a carico della collettività per la distrazione dei burocrati di palazzo. La commissione ha quindi riconosciuto il debito fuori bilancio, che nella prossima seduta utile approderà in consiglio. Incredibile, ma vero. Ora l'emergenza Covid, il punto sull'epidemia in Abruzzo, riprende quindi l'aggiornamento dei dati, il quadro non cambia, tre nuovi casi, un nuovo decesso, la situazione resta stabile in Abruzzo. Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.255 casi positivi al Covid-19 diagnosticati, le teste eseguite nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti, dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Rispetto a ieri si registra un aumento di tre nuovi casi su un totale di 887 tamponi analizzati, lo 0,3% di positivi sul totale. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 415 pazienti deceduti, più uno rispetto a ieri. A proposito di sanità e sportelli ridotti, lunga fila di disagi al CUP di Sulmona proprio per le prenotazioni. Vediamo nel nostro servizio. Riduzione degli sportelli da 4 a 3, scarsa comunicazione con i reparti, posti per Sulmona con classe di priorità quasi tutti esauriti. È stata una mattinata di disagi per gli utenti che si sono messi in fila al CUP, il centro unico di prenotazione, per prenotare tutte quelle prestazioni sanitarie riattivate nella fase post-emergenza Covid. C'è chi ha atteso fino a 2 ore, chi nel frattempo ha preferito fare altro, chi è stato costretto a fare la spola tra il medico di base e il centro di Viale Mazzini. Attendere molto stamattina? Ma insomma, abbastanza svelto. Sono stato 4 volte però. Quindi Tutto sommato fanno un bel servizio, sono molto gentili ed altro che certo, questo. però è una lunga fila. È una lunga fila, ma se si va agli altri posti è ancora peggio. Prato mi hanno detto che è un disastro. Bisogna andare vicino al comune, ma è sola. I problemi si risolvono se si ha pazienza. Alla mia età ne ho 80. Sono 60 anni di matrimonio, perciò la pazienza l'ho messa tutta, ma ha sempre ragione lei. Speriamo, ci vuole pazienza. Io è la terza volta che vengo qua, siamo dalla fine di maggio, mi ha detto di venire dopo il 3 perché altrimenti ci vuole l'urgenza del dottore. Sono venuto dopo il 3, mi ha detto che sono scaduto. Non lo poteva dire prima che era scaduto, no? Lo so. Ho fatto 2 ore di fila stamattina. Ora l'ho fatta correggere e sto a fare la fila di nuovo, speriamo di farcela. Così commentano gli utenti in attesa del proprio turno con la fila che per un momento è arrivata fino a Piazzale di fronte al nosocomio cittadino. I tre sportelli lavorano a tamburo battente, ma la riduzione, anche se minima, pesa sulla gestione dei flussi e delle prenotazioni, tenendo conto delle misure anti-Covid e anti-assembramento. Senza contare che nelle giornate con cattivo tempo sostare a lungo nel corridoio esterno del CUP diventa sicuramente più difficile. Per il personale dei CUP, della ASL, alle dipendenze di un'associazione temporanea di scopo, l'ATI, era arrivato nei giorni scorsi anche l'allarme dei sindacati sulla riduzione del personale e sui ritardi del fondo di integrazione salariale che investono maggiormente i centri operativi nella Marsica. Ovviamente non erano immagini sfocate, ma è una strategia per tutelare la riservatezza degli utenti in fila a scanso di equivoci. Facciamo subito le dovute precisazioni. Noi ci fermiamo qui con la prima parte di Onda Regì, ma fra 4 minuti ancora altre notizie. Fra poco. Vieni.
vieni a fare la spesa in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. A Sulmona ti aspetta la nuova gestione del supermercato Pick Up. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino tutti i giorni offerte davvero interessanti. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta, prodotti per la cura della persona e tanto altro. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. La qualità, la freschezza, i prezzi leggeri tutto l'anno ti aspettano al supermercato Pick Up in via Gennaro Sardi 1 a Sulmona. Richiedi la tessera fedeltà, promozioni e sconti esclusivi solo per te. Supermercato Pick Up, potete fidarvi. Ampio parcheggio gratuito. A volte basta un gesto per dare inizio a una storia. Ancora non sai di quante pagine sarà, ma ti piace immaginarla. Una storia che va costruita passo dopo passo insieme a chi da sempre costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta che sia scritta con passione e con tutta quell'attenzione che serve a renderla unica, curandone ogni virgola, ogni dettaglio, ogni singolo punto, per dare vita a un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Lube. Storie da vivere. Cerchi un'auto? Un rivenditore di cui poterti fidare? AutoBM, con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, ti garantisce serietà, professionalità e convenienza. Rivenditore plurimarche usato di qualunque marca e modello. Leader nella vendita su ordinazione di auto di importazione tedesca e non solo. AutoBM è a tua disposizione per trovare l'auto su misura per te. Inoltre, valuta il tuo usato. AutoBM, rivenditore plurimarche Audi, BMW, Mercedes e tutti gli altri marchi. Prato La Peligna, strada statale 17, telefono 0864 27 25 55. Fidati dell'esperienza. Il Centro Acquisti Nuovo Borgo mette al centro delle sue azioni la tutela della salute per la sicurezza dei suoi clienti. Dedicati allo shopping. I nostri ambienti sono continuamente sanificati. Al Centro Acquisti Nuovo Borgo è tornato il servizio di ristorazione, tutti i giorni dalle 12 alle 15, confermando i suoi standard qualitativi di sempre. Torniamo insieme ad essere il punto di riferimento per lo shopping nella Valle Peligna. Centro Acquisti Nuovo Borgo, Viale della Repubblica, Sulmona. Riparti da zero con Honda. Riparti più forte che puoi con Valdo Moto. Senza rischi, in tutta sicurezza sugli scooter e sulle moto Honda. Con il nuovo finanziamento fino a 60 mesi senza interessi, inizi a pagare dopo 6 mesi con 24 piccole rate. Un esempio, finanzi a 10.000 euro, paghi una rata da 100 euro per i primi 24 mesi e 211 per i 36 restanti. Offerta valida fino al 30 giugno 2020 su tutti i veicoli disponibili, salvo approvazione della finanziaria Agos. Riparti da zero con Honda, riparti da zero con Valdo Moto, Pescara e Sulmona. Una storia costruita con impegno e passione. Una lunga tradizione nella lavorazione del marmo e della pietra. Nuova RB Marmi. Da 40 anni lavoriamo marmo e pietra con le tecnologie più avanzate per realizzare opere per abitazioni, arte funeraria, arredi e caminetti su misura. La nostra filosofia, tramandata di padre in figlio, è accontentare tutti i nostri clienti, sia imprese che privati, anche i più esigenti. Nel nostro showroom troverete stufe a pellet ad aria e a legna, caminetti, accessori per il giardino a prezzi super scontati. Nuova RB Marmi, zona industriale Raiano, telefono 0864 72 65 87. Da 40 anni lavoriamo marmi e pietre con impegno e passione.
siamo pronti a ripartire insieme a voi. Da Luigi Liberatore, acquista in totale sicurezza. Abbiamo sanificato scrupolosamente i locali. I nostri ampi spazi garantiscono il distanziamento sociale tra i clienti. Ingresso e uscita sono separati. Ripartiamo alla grande. Per te, sconti esclusivi fino al 50% sulle collezioni primavera-estate uomo-donna. Luigi Liberatore, centro acquisti Pratelle, Prato La Peligna. Rispettiamo le regole. Insieme ce la faremo. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Latte Parmalat parzialmente scremato da un litro, 89 centesimi. Prosciutto DOP San Daniele, 2,19 euro letto. Albicocche, 1,99 euro al chilo. Melone retato italiano, 1,19 euro al chilo. Ciliegina bianca bontà a grammi 200, 1 euro. Sao caffè grammi 250, 1 euro. Pasta alla molisana grammi 800, 1 euro. Vini Rocca Ventosa 700 cl, 2 euro. Punto vendita di Raiano orario continuato e domenica aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Prato La Peligna, via Valle Madonna 51. Rispettiamo le regole, tutti insieme ce la faremo. Andrà tutto bene. Seconda parte di Onda Leggeri, partiamo dall'alta velocità Roma-Pescara, le istituzioni peligne, almeno quelle sono unite, mentre il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio scrive al Premier Conte, il nostro servizio. L'alta velocità, rilanciata ieri da Premier Conte, rimette insieme la politica peligne regionale. Per il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini è la strada giusta verso il rilancio. Abbiamo promosso il tema della trasversalità. La strategia di una trasversalità, di un collegamento intermodale Pescara-Roma. Oggi questo sembra più concreto, in particolare la velocizzazione Sulmona-Pescara ridà una centralità anche alla stazione di Sulmona e al collegamento quindi con la costa, che si collega in maniera particolare anche con il progetto dell'hub intermodale in base all'accordo fatto tra il Comune di Sulmona e RFI, che sarà di prossimo avvio. Soddisfatta anche la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo, che afferma: il turismo è l'anima del nostro paese, un paese inarrivabile da chiunque per importanza storica, artistica e culturale. E turismo vuol dire anche infrastrutture, collegamenti, ammodernamenti dell'attuale rete ferroviaria, sottolinea la parlamentare pentastellata. Sono rimasta particolarmente soddisfatta del momento in cui il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento a un tema a me davvero caro riguardante la velocizzazione delle ferrovie del centro-sud, con particolare riferimento all'Abruzzo, la mia regione, che vedrà un collegamento essenziale anche in un quadro di rete europea fra il mare Adriatico e il Tirreno, attraverso una linea veloce Roma-Pescara, che avvantaggerà tutta la regione, il capoluogo, le sue aree interne. Intanto in giornata il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha scritto al Premier Conte all'indomani delle dichiarazioni rese in conferenza stampa. A marzo scorso la regione Abruzzo, insieme alla regione Lazio e il ministero RFI, ha costituito un tavolo tecnico che sta lavorando e che nelle prossime settimane elaborerà per la prima volta una proposta progettuale condivisa sull'intero tracciato per spendere le poche risorse sinora disponibili. Saremo pronti a rilanciare e trasformare questo tavolo, ha scritto il governatore, se gli si desse un mandato preciso, gli si affidasse un adeguato budget affinché in continuità con il lavoro svolto sinora possa essere messa in campo una progettazione finalizzata a realizzare una vera linea di alta velocità senza limitarsi a un mero potenziamento dell'esistente. Anche per i PD di Sulmona è una grande occasione, mentre dagli aquilani, dall'Aquila arriva la levata di scudi, perché si chiede proprio di prendere in considerazione la città capoluogo, ma di questo ne parleremo meglio nella prossima edizione. Cambiamo argomento: escrementi, inciviltà, la latrina a cielo aperto proprio ai piedi del Duomo di Sulmona, il nostro servizio. L'inciviltà raggiunge i massimi storici ai piedi del Duomo. L'area verde retrostante della Basilica Cattedrale di San Panfilo è stata scambiata per un urinatoio a cielo aperto e non solo, visto che sarebbero state rinvenute anche feci umane. È uno sfregio bello e buono al polmone verde cittadino e a una zona che potrebbe essere strategica già per la sua collocazione, e invece no.
tubi danneggiati, bottiglie di birra lasciate a terra come se nulla fosse, cespugli scambiati per un bagno pubblico. Così non va. Se è vero come è vero che le istituzioni hanno il compito di salvaguardare i beni pubblici, il cittadino non può venir meno al buon senso e al rispetto dell'ambiente circostante. Peraltro l'area verde in questione è più volte balzata alle cronache per incuria e degrado, con una lunga lista di danneggiamenti e bravate notturne che non sembrano cessare con il passare degli anni. Eppure ormai da anni che al comune è stato proposto di cedere quello spazio alla parrocchia per una migliore custodia. Un angolo indecoroso del polmone verde che fa il paio con la trascuratezza e l'abbandono dell'intera area, che sarà oggetto di riqualificazione nei prossimi mesi solo grazie alla fondazione Carispac, che ha coperto il costo dei lavori di restyling dopo la svista burocratica del comune, che ha perso il finanziamento regionale per aver presentato il progetto sbagliato. 2 mesi dalla scomparsa del patron del premio Sulmona Gaetano Pallozzi, domani alle ore 16 presso la chiesa di San Francesco di Paola sarà celebrata una santa messa in suffragio, proprio in questa fase post emergenza Covid, visto che all'epoca una morte, insomma, che ha gettato nello sconforto l'intero mondo della cultura sulmonese, Peligna e non solo, tutti i riti, il rito funebre dovette appunto rispettare le prescrizioni anti-Covid. E ora cambiamo argomento, parliamo della Salute Donna Ollus, che dona un ecografo al reparto di senologia dell'ospedale dell'Aquila. Barbara Delle Monache. Sono al servizio della prevenzione dei tumori femminili da oggi 2 nuovi e moderni ecografi. Grazie alla solidarietà del territorio aquilano, l'Associazione Salute Donna Ollus, sezione dell'Aquila, ha potuto acquistare questi 2 strumenti, di cui uno donato, nel corso di una cerimonia svoltasi ieri presso la sala Alice del Broglio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, al reparto di senologia dello stesso nosocomio. Questa macchina andrà ad implementare l'attività dell'unità operativa di chirurgia senologica, che si dota così di ben 4 ecografi, su cui lavoreranno altrettanti medici, aumentando in maniera importante il numero delle prestazioni di diagnostica e cura. Il secondo macchinario portatile sarà utilizzato per portare questo fondamentale servizio sul territorio e per raggiungere tutte quelle donne che, per svariati motivi, non possono recarsi presso il presidio ospedaliero del capoluogo. Attività quest'ultima che sarà portata avanti dai professionisti che fanno parte dell'associazione. Tutto nasce dalla generosità umana, dichiara la responsabile della sezione aquilana, Maria Rita Liaci. Un aquilano che vuole restare anonimo legge per caso il nostro progetto Uscite Fuori Porta, che all'interno di portare al di fuori delle mura cittadine il concetto della prevenzione, lo trova interessante e mette in moto una rete di aiuti fra imprenditori. Alla cerimonia, svoltasi ieri all'ospedale dell'Aquila, erano presenti il direttore generale della ASL 1, Roberto Testa, il responsabile dell'unità operativa di chirurgia senologica dell'ospedale dell'Aquila, Alberto Bafile, il presidente della Fondazione Carispac, Domenico Taglieri, il direttore di ANCE, l'Aquila, Lucio Cococcetta, il comico Uccio De Santis e tutte le volontarie dell'associazione Salute Donna Ollus. E anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Grande soddisfazione per gli utenti e docenti del liceo artistico di Sulmona, che vincono per la seconda volta il concorso bandito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. A comunicare la notizia è stato il presidente Guido D'Ubaldo, tra gli organizzatori della 17ª edizione del concorso Il Giornale e Giornalismi nelle Scuole, giunto quest'anno alla 17ª edizione. Sono numerosi gli istituti scolastici di tutte le regioni d'Italia, di ciascun grado, elementari, medie e superiori, che hanno onorato l'input dell'iniziativa, che intende far conoscere ai ragazzi le dinamiche, gli stimoli, gli obiettivi dell'informazione corretta ed efficace, confrontandosi con un linguaggio moderno e adeguato. Il giornale si apre con i bellissimi versi delle Metamorfosi di Ovidio, approfondisce tutti i temi previsti dall'agenda attraverso attività laboratoriali in cui gli studenti hanno interagito da protagonisti co-costruttori del proprio sapere.
perché anche se la realizzazione dei nuovi obiettivi di sviluppo a carattere universale è rimessa all'impegno di tutti gli stati, il cambiamento nell'ottica della sostenibilità può avvenire solo attraverso una trasformazione radicale degli stili di vita di ogni cittadino. Quindi ognuno è chiamato a fare la sua parte. Il lavoro interdisciplinare ha coinvolto tutti gli indirizzi della scuola, architettura e ambiente, arti figurative, design della moda e del gioiello. Chiudiamo con lo dico al TG domande, segnalazioni e curiosità sulle notizie regionali, non solo che peschiamo sulla pagina Facebook di Onda TV, con la diretta live di Onda TG. Da tempo gli agenti penitenziari sono sottoposti a turni assurdi e a sovraffollamento, ci hanno scritto, e in tanti non rispettano quello stop. Fortunatamente nessun ferito, quindi insomma i nostri elettori, telespettatori attenti anche alla circolazione stradale, continuate a scriverci sui social e io vi invito sempre a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondarivu.tv per restare sempre aggiornati sulle notizie in tempo reale. Davvero tutto per questa edizione. Onda Rigi torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona serata.